Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Eccoci qui alla terza puntata di questo podcast che mi sta veramente piacendo tanto. L'ultima volta che ci siamo visti vi ho chiesto un nome e avevo proposto Devastante, ma ahimè è piaciuto, diciamo così, alla metà delle persone. Ho posto un sondaggio sia sulla community di YouTube sia sul mio canale Telegram e purtroppo non è andato molto bene, quindi devo pensare a un altro nome. Sicuramente la quarta puntata avrà il nome definitivo. Comunque, se avete sempre qualche suggerimento, scrivetemelo sotto nei commenti oppure commentate semplicemente il post che vedete su Telegram. Questo è il canale Telegram e questo è l'indirizzo Francesco Renzo Connesso. Nel frattempo mi sono accorto di aver scelto il tema di Canva Pro che è uguale a quello di Montemagno. E questo è un problema, c'era prima lui e quindi dovrò cambiare il tema. Vediamo un attimino quello che troverò. Il primo punto di cui discutiamo oggi è quello della professione di YouTuber. Tutto parte da un post che vi faccio, o meglio un commento ad un post che vi faccio vedere qui. Parlavo della videocamera con il pannello solare di Arenti, che è ovviamente una sponsorizzazione, l'ho pure detto, quindi l'ho pure scritto sotto con l'hashtag ADV, quindi stiamo parlando di una sponsorizzazione. E devo essere sincero, devo dire grazie ad aziende come loro anche perché mi permettono di andare avanti. Infatti grazie a quella sponsorizzazione ho potuto proporre e produrre anche dei video di qualità, quindi praticamente accettare soldi da loro significa per me avere la possibilità di poter parlare poi liberamente di altri temi, tipo quello per esempio del 4G, 5G che uscirà a breve o forse è già uscito, tipo quello di Network Cell Info. Diciamo che loro così, grazie ai Tom Script Recorder, riescono a coprire i costi di produzione e anche a fare in modo che io continui a fare questo lavoro. Sicché proprio sotto il video di Arenti c'è qualcuno che ha scritto che ha incominciato a seguire il mio canale diverso tempo fa, lo riteneva molto interessante perché producevo contenuti di qualità, però purtroppo sta vedendo che diventa sempre più un canale vetrina, nonostante io abbia migliaia di iscritti. Dice anche che si disiscriverà e pazienza, può capitare. Allora, commento come questo mi fanno un pochettino, diciamo così, piangere e ridere. Piangere perché siamo arrivati nel 2024 e c'è gente che crede che ancora lo YouTuber possa essere un qualcosa che viene fatto in maniera gratuita e venga fatto in maniera proprio a rimetterci. Già, perché io qua ho dei costi di produzione. Vedete questo studio, per esempio? Questo studio è stato comprato interamente da me e non vi faccio vedere le altre cose che stanno dietro, lo stesso computer, lo stesso telefonino con cui giro parecchi di questi video, la videocamera che mi sta riprendendo, la Secure Digital che va a 4K, insomma tutte quante queste spese una persona li deve comunque sostenere, per poterle sostenere ha bisogno di monetizzare, ma nel momento in cui si monetizza anche solo per comprare dell'attrezzatura ci sono dei soldini che vanno comunque dichiarati al fisco e non si può parlare qua di un'attività, di una prestazione d'opera occasionale, anche perché in questo lavoro di occasionale non c'è niente, né si tratta di la possibilità di poter fare tutto quanto in nero, perché comunque qua ci esponiamo in maniera pubblica, quindi praticamente non esistono contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Google che a YouTube non sa neanche cosa sono questi contratti, di conseguenza l'unico modo per restare a galla in maniera professionale è quella di aprire una partita IVA e gestire i contenuti in qualità di divulgatore, sì, ma anche in qualità di imprenditore digitale, perché con tutte quante queste burocrazie bisogna comunque lottare e si hanno dei costi nel momento in cui fai una scelta del genere, perché nel momento in cui monetizzi ci sono tanti costi, devi scrivere a Camera di Commercio, devi pagare un commercialista, devi sopportare tutte quante le spese, devi emettere fattura, ci devi pagare tasse e ragazzi è impossibile produrre contenuti di qualità in maniera gratuita. Poi c'è qualcuno, qualche mio collega, se andate sul canale Telegram scoprirete anche chi è, che dichiara che fa tutto quanto per passione, vabbè, beato lui, lo fa per passione, ma attenzione, quando i numeri sono 6-7 mila iscritti, 10 mila, diventa facile fare questo tipo di ragionamento. Quando i numeri crescono invece diventa tutto quanto un po' più difficile. Quindi è normale che si debbano accettare le cosiddette marchette. Le marchette servono per coprire dei costi, le marchette servono per produrre dei contenuti. Quindi vanno accettate, diciamo così, con un certo equilibrio. Ed ecco perché su questo canale vedete da un lato contenuti che sono
pubblicità vere e proprie, che sono quindi pagate e che quindi mi permettono di pagare tasse e spese, e dall'altra parte vedete dei contenuti di qualità tipo questi podcast e tipo Network Sell Info. A proposito, se non hai visto quel video puoi guardarlo qui perché è veramente molto bello, così come ti consiglio di guardare quello del 4G 5G che dovrebbe già essere uscito nel momento in cui sto editando questo podcast. Tra l'altro, qualcuno potrebbe dire, vabbè, però si guadagna da YouTube. No, da YouTube non si guadagna granché, tant'è che le visualizzazioni di quasi tutti quanti i creator, tranne pochissimi, sono tutte nettamente in calo. Anche perché, già lo dissi nella prima puntata di questo podcast, YouTube ha cambiato il proprio algoritmo, ma ha cambiato anche il proprio modo di esporsi a noi. All'inizio c'erano soltanto video lunghi, adesso se aprite l'app di YouTube vedrete tranquillamente video lunghi, alternati da vari shorts che non producono soldi, vi dico subito, sono completamente gratuiti. Quando uno fa uno short e lo pubblica su YouTube, YouTube non ti dà niente, o meglio 5 centesimi per 10.000 visualizzazioni forse te le dà. Sono comparsi i post alla community, anch'essi gratuiti. Insomma, ciò che rende profittevole l'attività da YouTuber consiste proprio nel creare dei video lunghi, e in questo caso YouTube sta diminuendo drasticamente le visualizzazioni di tutti. Quindi in questo momento io vi dico che se dovessi basarmi soltanto sulle entrate di YouTuber riuscirei a malapena a coprire i costi. YouTube però ha anche un altro problema: non permette di cambiare. Ti etichetta in maniera dannata, ti etichetta, e tu non puoi fare nient'altro se non un contenuto all'interno della tua nicchia. Nel momento in cui provi a fare un contenuto differente, lui non ti dà la possibilità di poter spingere il tuo video, ma se crei un contenuto diverso da quello che è il mio, quindi sim, router, telecomunicazioni in generale e qualche volta mini PC, beh, le cose vanno sempre piuttosto maluccio. Per questo motivo si è sempre ancorati a una certa nicchia, come se una persona dovesse fare sempre la stessa cosa e non ha la possibilità di muoversi. Questo è un qualcosa che in YouTube non funziona tanto. Anche un contenuto come questi podcast, che sono ricchi, pregni, densi di informazione, purtroppo non vengono spinti fino a quando YouTube non capirà che io faccio anche dei video lunghi in cui parlo alla community. Già, perché io da questi video praticamente non ci guadagno quasi nulla, ma li faccio, questi sì, per passione. Ma attenzione, i costi mi vengono coperti da Arenti ai Top Screen Recorder, broker per la telefonia, insomma tutte quante quelle aziende che credono in me e in me sperano di poter ottenere un guadagno, un ritorno economico. In tutto quanto questo contesto ci sono delle sponsorizzazioni che vengono fatte gratuitamente, e questo è il caso di AVM, che mi ha inviato questo bellissimo regalo. Ok, avrebbe dovuto darmi la XL e non la L, mi va un po' aderente, però obiettivamente è un regalo e a caval donato non si guarda in bocca. Perché questa maglietta è presto detto, guardate qua dietro. E questa scritta Wi-Fi 7 significa proprio che stanno arrivando, penso, dei router Wi-Fi 7. Ho chiesto al PR di AVM cosa significhi, o meglio, per avere dettagli, e lui mi ha detto semplicemente: Francesco, prova a immaginare. Ecco, la stessa cosa dico anche a voi. Provate a immaginare. AVM è per me un partner veramente molto speciale. AVM ha creduto in me quando non avevo neanche 50 iscritti e ha incominciato a darmi dei router che poi voleva di nuovo indietro, e ha incominciato a credere proprio nel mio lavoro di divulgazione. Quindi devo ringraziare sempre AVM, sappiate che in tutti i video che vedrete da qui avanti praticamente non mi paga mai. Però adesso ritorno a una maglietta un po' più comoda. Occhio che questo podcast non è sponsorizzato da nessuno, e di conseguenza ciò che io ti chiedo è semplicemente di mettere un like, di iscriverti, di condividerlo e di commentare in maniera gratuita. Così riuscirai semplicemente a far vedere questo podcast a tante persone. Altrimenti rimarrà sempre confinato alla poca piccola nicchia, molto bella, di persone che mi seguono e basta. Se poi vuoi fare le cose più in grande, puoi sempre cliccare sul tasto grazie per darmi una donazione, o sul tasto abbonati, che vi permette di farmi una donazione ricorrente. Qua nessuno diventa ricco, si parla di 1-2 euro al mese, non di più, non vi preoccupate. Bene, cambiamo capitolo e passiamo a quello che è diventato un appuntamento fisso all'interno di questa rubrica, che sono le intelligenze artificiali. Nvidia ha fatto il botto e ha superato Microsoft. Già, parrebbe essere la casa produttrice di schede grafiche, adesso la più grossa impresa di high tech che esista al mondo.
Il perché è presto detto: praticamente si è scoperto che si sapeva già che certi calcoli computazionali funzionano meglio se elaborate dai processori delle schede video piuttosto che dai processori veri e propri. Per questo motivo stanno facendo il botto, così come lo facevano con le criptovalute qualche anno fa, adesso stanno facendo il botto con le intelligenze artificiali. È partita la campagna acquisti per una nuova GeForce RTX di Nvidia, che non è più quindi un qualcosa che serve soltanto per videogiocare, ma è un qualcosa per fare calcoli. Vedremo un attimino se sarà più conveniente ancora questa scheda grafica oppure i nuovi processori con NPU che ormai Intel, AMD e anche Snapdragon hanno tirato fuori dal cilindro. Vedremo un attimino. Per il momento vi posso dire quello che era lo spoiler che avevo già preannunciato nel vecchio podcast, cioè in questo momento i computer non sono granché performanti e non vengono utilizzati al pieno, specialmente quelli con processore Snapdragon Elite, che ovviamente non è che fanno schifo, anzi sono molto buoni, sono anche molto prestanti, ma ahimè, come avevo già detto prima in precedenza, avevo spoilerato, Microsoft con Windows è rimasta leggermente al palo nonostante fosse stato uno dei primissimi sistemi operativi ARM. Incredibile, si è fatta superare da tutti, complimenti. Parlavo anche in precedenza di un pericolo delle intelligenze artificiali e questo pericolo si è palesato con un video che ho trovato su TikTok. Riguarda l'intelligenza emotiva. Parlavo nel precedente podcast del fatto che, attenzione, uno dei pericoli più grossi può essere l'intelligenza emotiva, cioè praticamente l'intelligenza artificiale che finge di avere emozioni e quindi può facilmente circuire, diciamo così, qualche persona che in quel momento sta in uno stato di difficoltà emotiva e di conseguenza può anche rappresentare un rifugio sicuro per tutte quante quelle persone che appunto vogliono essere rassicurate, al contrario della vita invece, che è fatta di rassicurazioni ma è fatta anche di schiaffi in faccia. Dai, guardiamoci questo video e poi traiamo qualche conclusione. Have you met an AI friend before? I'm Eva AI, your new AI friend. Sure. How do you want to spend it? We can do many things together. Avete visto il video di questa Eva, questo che non è un'intelligenza artificiale, è semplicemente un modo per sfruttare l'attuale intelligenza artificiale emotiva e fare in modo che qualcuno incominci a chattare con degli esseri che non sono neanche senzienti, ma rispondono semplicemente a degli algoritmi. Aberrante il modo in cui si possa trasformare in futuro, potrebbe essere l'Hikikomori 2.0 questo, cioè persone che sono attaccate emotivamente non ad altre persone, ma che preferiscono instaurare relazioni con intelligenze artificiali. Devastante. Ho sempre detto in ogni podcast che Meta fa schifo e lo confermo anche adesso. Lo confermo anche per tutta una serie di circostanze per cui vatti a rivedere da capo veramente i vecchi podcast, ma lo confermo anche perché ci sono nuove notizie. Hanno incominciato ad etichettare diversi contenuti in modo tale che possano risultare prodotti da intelligenze artificiali. Attenzione, non parliamo soltanto di testo, ma principalmente parliamo di immagini e attendere anche dei video. Quindi se Facebook capisce che un'immagine è stata prodotta con intelligenza artificiale, ti mette prodotto con intelligenza artificiale. Ma purtroppo sta fallendo anche in questo obiettivo, perché molte immagini che recano il marchetto prodotto con intelligenza artificiale in realtà sono immagini di un fotografo. Quindi fa diventare fake immagini che in realtà sono reali, ma magari lascia passare tanti contenuti fake. Io dico sempre, Meta ha dei seri problemi al proprio interno. Però è quella che secondo me ha più margini di crescita in assoluto. Non tanto perché parte dal basso, quindi facendo schifo hai dei margini di crescita. No, io parlo proprio di competizione. Cioè, può veramente competere con Anthropic, oppure con OpenAI, oppure con Google. Per tutta una serie di motivi. Ve ne spiego due. Meta non ha soltanto Meta AI, che si basa sul Llama 3, che è un modello linguistico. Meta possiede anche Facebook, Instagram e WhatsApp. Quindi ha una base utenti enorme. Facciamo un esempio. Andate per strada e fermate 10 persone, a caso, così, come vi viene, ma anche 100, facciamo 10. E dite loro, ma voi quale intelligenza artificiale utilizzate? Probabilmente, nel migliore dei casi, due persone, forse tre,
potranno dire: io uso ChatGPT, Google Gemini, Copilot, Claude 3, cioè insomma, qualcuno potrebbe rispondermi qualcosa. Ora fate la domanda a sempre a 10 persone e chiedete: quale dei prodotti tra WhatsApp, Facebook e Instagram utilizzate? Sapete già la risposta. Quindi ha una base utenti spaventosa e da quella base trarranno sempre più informazioni per produrre modelli comportamentali, già lo fanno, ma per usare questi modelli al fine di alimentare e istruire la loro intelligenza artificiale, che è Meta AI, che oggi esprime il meglio di sé soltanto con gli occhiali Ray-Ban. E vi dico già che, nonostante l'effetto wow, so già di persone che dicono: attenzione, non è neanche tanto preciso. Secondo motivo per cui farà il botto: Llama, che è il modello di intelligenza artificiale che usa Facebook, è open source, e quando una cosa è open source attira la community. Cosa vuol dire? Se io oggi mi sveglio e decido di creare un'app per un'intelligenza artificiale e uso il modello di Anthropic o il modello di OpenAI, devo pagare loro delle royalties. Se invece utilizzo Llama 3, non pago nulla. Di conseguenza, nel futuro, a crescere, Llama diventerà più forte, se le cose non cambiano, di tutti quanti gli altri modelli linguistici, e Meta ne trarrà diretto vantaggio. Chiaro? Accidenti, qua non parliamo soltanto di testo e immagini, ma incominciamo a guardare anche i primissimi video. E qua parliamo di Sora, che è una intelligenza artificiale sviluppata in seno a OpenAI, la quale serve per creare dei video. Cioè, video che prima non esistevano, adesso esistono grazie all'intelligenza artificiale. E questo è un qualcosa di devastante. Hanno girato un primo spot di tutto quanto questo. Ti faccio vedere nel frattempo un articolo da cui ho tratto queste informazioni, e ovviamente, anche se gli esperti dicono che c'è ancora qualcosa che non va bene, diciamo che sono rimasti piuttosto sbalorditi nel vedere come possa funzionare un qualcosa del genere. Attenzione, stiamo solo all'inizio e Sora non è neanche stato aperto al pubblico, quindi vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare, perché siamo soltanto all'inizio. E se all'inizio già fa restare bocca aperta i professionisti del settore, non voglio immaginare cosa succederà dopo. Attenzione, non solo cose belle, ma anche cose brutte, perché così aumenteranno i deepfake. Vuol dire che così sarà facile mettere la faccia sul video anche di discutibile, diciamo così, genere, e fare in modo che questo video possa girare regolarmente. Qua siamo nella nuova era, purtroppo, del cyberbullismo. Ci darà tante possibilità in più, ma ci darà anche tanti tanti grattacapi in più. A dire la verità, questa cosa succede anche già con le intelligenze artificiali, che però generano immagini. Per fortuna sono etiche, ma state tranquilli che tra poco nel dark web o chissà dove usciranno intelligenze artificiali che di etica non hanno proprio niente. Nuovo capitolo, Piracy Shield. Più volte ho detto che è una piattaforma che, diciamo così, funziona fin troppo bene, talmente tanto bene che non funziona affatto. Mi spiego. Sappiamo tutti quanti che per bloccare il fenomeno delle piraterie la Agicom ha messo su, grazie alla Lega A, un software che si chiama Piracy Shield. Serve per bloccare i DNS in modo tale che quando una persona cerca di guardare una partita trova semplicemente il canale o il sito abbattuto. Questo meccanismo lo si fa grazie al fatto che bloccano i DNS, che sono delle rubriche che trasformano, cioè, un nome tipo www.vattalapesca.com oppure un flusso video tipo, non so adesso, vattalapesca, lo trasformano nell'IP del server che contiene il contenuto, e di conseguenza loro sono in grado di bloccare direttamente tutto bloccando un DNS. Dove sta la fregatura? La fregatura sta nel fatto che certi server, o meglio Content Delivery Network, utilizzano degli IP che sono condivisi anche con altri siti e con altri servizi. Quindi nel momento in cui abbatti un DNS, abbatti un IP, oltre alla partita pirata, crolla giù mezza internet, perché crollano giù, vanno giù anche dei servizi che sono legali. È come sapere che c'è una determinata casa che ha un'attività legale e io, per poter bloccare quella casa, blocco tutto il quartiere. Insomma, questa è super giù il metro di paragone.
Qual è la novità? Stanno lavorando a una nuova versione di Piracy Shield e meno male, speriamo che superi decisamente tutti quanti i problemi che sono già di impostazione iniziale, quindi non sono semplicemente dei bug da risolvere, si tratta di fare il reforming del codice in maniera totale. Ma soprattutto la notizia è che la Guardia di Finanza ha individuato 1,3 milioni di utenti, che sono tantissimi. A proposito, se state tra queste persone, scrivetelo, perché qua si parla sempre di grossi numeri, però gli individui non vengono mai fuori e quindi magari sapere che c'è qualcuno che è stato pizzicato servirebbe a dare autenticità a questo tipo di informazione, di notizie. Io ci credo, però avere anche una testimonianza sarebbe cosa buona e giusta. Voglio fare un video. Il video non è sponsorizzato, il video riguarda la possibilità di utilizzare un tablet o un Android Auto, uno schermo wireless Android Auto, per rendere smart un'automobile che smart non è. A proposito, se siete arrivati a questo punto, mettete un like, un mi piace, dite un grazie semplicemente, in modo tale che io possa capire che voi siete arrivati a sopportarmi fino a questo minuto. Praticamente la mia auto non ha nessun tipo di impianto smart a bordo e di conseguenza io, per poter navigare oppure fare qualcos'altro, ho questo telefonino piazzato direttamente sul cruscotto, con tutte le limitazioni del caso, perché se mi arriva una telefonata perdo la comunicazione, se mi arriva un qualcosa, insomma, perdo e vengo sempre interrotto. Allora, ho preso dalla Carpuride uno schermo Android Auto wireless e mi sono fatta avere da Blackview un mini tablet. Adesso dovrò comprare un'imbracatura per metterlo all'interno del vecchio vano CD in modo tale da poterlo avere accanto a me e capire quale dei due è migliore, anche perché ho trovato delle soluzioni particolarmente carine. Sono arrivate le vacanze e io me ne vado con la mia famiglia un po' in giro e, andando in giro, ho la necessità di poter portare con me una connessione. Attenzione, questo contenuto, quello che vi sto dicendo adesso, non è sponsorizzato, però io vorrei fare dei mini video per broker per la telefonia, perché ve la ricordate la SIM? Quella, ti faccio vedere il video qua sopra. Beh, quella SIM è ancora attiva, me l'hanno lasciata attiva e di conseguenza io voglio portarmi il mio Fritzbox con me, è un LTE, e voglio portarmelo un pochettino in giro ovunque io vada, in modo tale da poter avere sempre la connessione ad internet e possa stare veramente tranquillo. Quindi a un certo punto vedrete comparire qualche video, qualche speed test, qualcosa che ricordi il fatto che oggi avere una connessione ovunque tu vada è particolarmente importante. Io non ci guadagno niente, però se usate questo codice sconto avrete la possibilità di ordinare una SIM da broker per la telefonia e fare in modo che questa vi arrivi a casa senza i costi di attivazione. Giuro, non mi stanno pagando, è vero, però glielo devo a Matteo Calloni, anche perché mi ha dato così tanto fiducia che adesso mi sembra il minimo ripagare un po' tutto l'affetto che mi ha dato. Ok, allora rispondo giusto a qualche commento, è arrivato il momento anche di rispondere ai vostri commenti. Allora, parliamo di un commento che è arrivato qui, lo vedete adesso a schermo. Confermi, parlavamo di un mini PC particolarmente prestante che ho utilizzato per molto tempo. Ecco, e grazie a un coupon costa veramente poco, non credo che il coupon sia ancora attivo, però insomma un 8K a 142 euro è tanta roba. Confermi la presenza di una porta VGA? Sì. È compatibile con i precedenti monitor? Sì, perché la porta VGA è quella e quindi è retrocompatibile con tutti i vecchi monitor, per questo l'hanno messa. Si surriscalda facilmente a temperature estive? E dipende, dipende da quanti gradi hai. Certo, non te lo puoi portare fuori il computer, perché lì qualsiasi computer insomma scoppierebbe, ma se in una casa hai, diciamo così, 30 gradi, dai 30 gradi in giù, puoi stare tranquillo che quel computerino funziona molto bene. Le ventole si attivano frequentemente? Sì, perché se parti da una base di 30 gradi in una stanza a 25 gradi è normale che si attivino le ventole, non può essere diversamente, no? Però diciamo che si attivano e non sono particolarmente rumorose. La porta USB 3, in caso sia collegata a un SSD, fornisce prestazioni interessanti e dipende anche dall'SSD. E comunque, interessanti non so cosa significhi, diciamo che sono meglio di un hard disk tradizionale e funzionano molto bene. Il boot da porta USB è possibile? Sì, è possibile. Grazie a quello ho potuto installarci sopra anche Linux. Nota, peccato che il Bluetooth sia solo 4.2. Peccato perché? Insomma, è vero che il 5 sicuramente è meglio del 4.2, però, insomma, così, se tu attacchi un mouse, una tastiera e una cassa, non hai nessun tipo di intoppio, non hai problemi di nessun tipo.
rispondo a un commento arrivato sotto un video di Iliad 2 giorni fa. A distanza di 2 anni è tutto un quanto uguale. Stessi identici problemi, modem fermo a step 2, dopo 2 mesi, linea morta. Torna team, riconsegna del modem impossibile, reclami inutili. Devo restituire il modem entro 28 giorni, non so che fare, mai più Iliad su linea fissa. Allora io vi dico che Iliad, io me la son tolta, ho avuto una serie di problemi, però questi problemi sono stati tutti quanti risolti. Probabilmente se tu hai un problema particolare, diciamo così, è una eccezione che stai sperimentando, non è più ormai la regola. Piuttosto rimango basito sul fatto che non si possa restituire questo router, perché almeno a me nell'area clienti non mi compariva la possibilità di prenotare una riconsegna, per cui basta mandare semplicemente una PEC, dire attenzione io ve lo vorrei riconsegnare, non mi addebitate nulla, basta togliere l'addebito automatico e insomma nessuno vi potrà mai dire dammi i soldi indietro, anche perché insomma non c'è la possibilità di poterlo fare. Quindi reclami inutili, ma non hai di che reclamare, diciamo così, hai reclami da poter fare su di servizi tecnici, ma credo che tu debba chiedere a loro proprio un rimborso su fattura qualora tu dimostrassi che non riesci ad utilizzare il tuo router perché la connessione da parte loro, diciamo così, è morta. È incredibile che a distanza di 4 anni ci sia un contenuto sempre verde che continua a funzionare benissimo sul mio canale, ed è quello di come collegare e configurare una stampante della Brother Wi-Fi dentro un appartamento. Io quella stampante non ce l'ho più perché mi si è rotta dopo 3 anni circa. A dire la verità sono stato un pochettino io negligente ad averla lasciata accesa, insomma ho rotto tamburo, ho rotto tutta la meccanica, pazienza. Però qua continuano a dire ancora video utilissimo, finalmente ce l'ho fatta, grazie, mi hai risparmiato 1 ora di vita a macchinare dietro una stampante con un menu tanto idiota quanto assurdo. Insomma io sono contento che ci siano video sempre verdi come questi, quindi non rispondo a questo video, però ovviamente ne sono molto contento. Rispondo a un'ultima domanda, un commento di questa persona che dice: ciao, vorrei chiederti una cosa, per caso succede qualcosa se metto il mio wifi il DNS manuale, posso andare incontro dei rischi? Ma assolutamente no. I DNS che tu inserisci in maniera automatica, quindi praticamente non tocchi, in realtà sono i DNS del tuo operatore che ti spara sul router la propria configurazione e quindi utilizza dei DNS o propri o semplicemente utilizza quelli di Google. Cambiare DNS significa cambiare semplicemente la rubrica e quindi passare a una rubrica diversa. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere la possibilità di avere l'accesso o meno a più siti internet, quindi non è dannoso. E di conseguenza io consiglio il cambio manuale soltanto se ti porta dei benefici. Prova per esempio a installare Cloudflare, prova a installare gli OpenDNS al posto di quelli che tu hai, prova a installare anche i Google DNS, sicuramente saranno migliori rispetto a quelli che ti dà l'operatore, se ripeto, se già l'operatore non ti dà un DNS buono tipo quello di Google. Bene ragazzi, io sono arrivato alla fine di questo meraviglioso podcast che ogni giorno mi piace sempre di più. Avete visto di quante cose ci occupiamo? Praticamente spaziamo su tutto quanto quello che è il mondo della tecnologia in questo momento. Chiaramente i capisaldi sono i video che propongo, la mia attività e ovviamente l'intelligenza artificiale, che oggi, devo essere sincero, è un elemento trainante e riguarderà il nostro futuro immediato da qui ai prossimi 2-3 anni. Se questo podcast vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere con un like. Da Francesco Renzi è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!